Infatti, questo era un personaggio di buono, no, mi pare? Sì. Una donna buonissima, sì, è vero? Vedi, ecco. È un momento femminista, anche già, allora fondo, si cominciava. Ci si aiutava tra donne. No, perché dico che tu spesso hai fatto dei personaggi un po' più aspri, un po' più... Beh, non sì, sempre le buone, ecco. Invece questo è un angelo che si vuole privare del necessario per darlo a questa ragazza. Senti, avevo notato un'altra cosa in questa scena. È una malignità, ma io sai che sono qui in funzione anche di cattivo. Oh, sì, ecco, ma sei mia... cattivo. Ah, sono proprio cattivo? No, altro che. Ma di animo, tu ma credo. Sei intelligente, perciò quindi... devi essere cattivo. Ah, benissimo. Ah, ti ringrazio sì, di aver... Guarda, la cattiveria è, come dire, una salsa molto piccante. Ma chi la sa usare... a tempo e luogo, sì, ecco, lo, spirito, per lo spirito poi per forza ci vuole. Beh, rende la conversazione, la vita, l'amico, l'amante anche più gradevole. Bene. Ecco, allora dico, usando questa cattiveria... E poi, caro, dimmi. Abele morì, perciò... Quelli che sono rimasti sono tutti figli di Caino. Ah, è vero. Notavo in questa scena che il regista, appunto, voleva una spiegazione, ti ha tenuto sempre dietro un po' e davanti ha messo quella che ascoltava in pratica. In genere si fa il contrario, no? Chi parla sta davanti. Ma sai, come mai questo fatto? Beh, ma c'era... come si chiamava? La ragazza si chiamava Cosetta Greco. Ecco, il regista... Vedi, l'avevo dimenticato. Ecco. Io sono ancora qui, ma lei non è che circola molto, vedi? No. Ma è ben fatto. No, ma non sarà stato che il regista... Che io sia là e adesso sono qua. Beh. Ecco. Ma lui non aveva un po' di simpatia il regista per l'attrice? Può darsi, forse. Ecco, può darsi. Per cui la valorizzava. Certo, ecco, certo. Forse è questo. Beh. Era questa, no? Innocente, sì, sì, malignità, sì, in fondo. Sì, sì. Ma io innocente. Mi sentivo bene lì, no, sai. Tu stai molto qualche, bene. No, ma qualche volta poi essere presentati in minore qualità è più utile. È meglio, vero? Bene, io passo un momento a Bobby Solo. Certo. A Bobby. Senti, anch'io vorrei diventare cantante. Cioè, avrei questa ambizione. Ecco, volevo chiederti dei consigli, non so, perché... Il cinema va male, diciamo la verità, insomma, non mi dà più quello che ci dava, mi dava una volta. Allora, pensate, cosa posso fare? Io sono abbastanza intonato, mi hanno detto, insomma, non sono stonato. Ma cioè, oggi... Cosa potrei fare? Cioè, il ciuffo, per esempio, è indispensabile? No. Anzi, posso cantare? Che io non ce l'ho più il ciuffo. No, i capelli normali, posso, anche nomi normali. Una volta si usavano questi nomi, ecco, Little, Lucy, Tony, Salce, Bobby Solo, no, Johnny Dorelli. C'è bisogno. Adesso hanno nomi normalissimi, Tozzi, sì. Gino Soccio, Cocciante, sì, Ginone. Neanche il nome non è più importante. Non è più importante. Penso basta avere delle buone idee, molto entusiasmo. E l'età avanzata non pregiudica, no? No, anche una certa... Ma poi tu sei giovane, non è che... Sì, sono... ma... ti ringrazio, lo devi dire perché sennò... L'età non credo che... Non è importante. Insomma, io posso sperare. La disco music non ha età, insomma. Ho capito. No, speravo, insomma, mi darai poi dei consigli anche in seguito. Senti, noi cominciamo subito, ti puoi immaginare, anzi ti lascio indovinare con che cosa cominciamo a vedere. Sanremo. Cosa Sanremo? Abbiamo avuto questa domanda così. Dice, ma vogliamo fargli la lacrima sul viso? Tante volte. Vediamola. Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me, ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come non trovavi mai il coraggio di dirlo.
ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me che non amo che te. Si capiva che era playback, eh? Sì, però tu già salutavi e invece quello cantava ancora. Io a rivedermi dopo tanto tempo mi piace, cantare bene, è una bella canzone. No, la canzone è bellissima. Adesso la rivedo come pubblico, no? Sì. non sembro neanche io. No, eri ancora inesperto, vorrei dire, sì. Perché intanto sembra la gente credeva che cantasse il microfono, no? Sì, invece era un playback. C'era quest'aria, ero tutto spaventato e c'avevo veramente sì. paura. Beh, però beh. Però alla fine già salutavi e invece sì. quello cantava ancora. C'è stato questo piccolo equivoco. Senti, mi pare che eri anche un po' truccato, no? O no? No, lì no. Ah, no, lì no. Il dramma accade dopo. A Se piangi se ridi, l'anno dopo. A Se piangi se ridi, sì. E posso anche spiegare, se ho tempo, questo equivoco del trucco. Lo potrei cantare anch'io, che dici? Il trucco? Se piangi... Ah, la canzone, ridi. Sì. Perché tu sei... No, dico, volevo chiedere un parere, se ti pare. No, è bene, l'intonazione, è bene, è benissimo. Potevi andare. Sì. Se piangi che ridi, ti sei truccato? Sì, lì c'è stato un piccolo equivoco. Cioè, quell'anno non c'erano i truccatori della Rai. Credo ci fosse uno sciopero o qualcosa del genere. Okay. E io pregai due ragazze di una profumeria di Sanremo di truccarmi come avevo visto nelle fotografie di Elvis Presley, che erano fotografie da film. Sì. Sai che gli attori sì. si truccano un po' di più, no? Per sì. la luce, questo, sì. almeno tanti anni fa. E queste due ragazze hanno calcato la mano, un po' forse per sadismo o un po' per inesperienza, non so quello è successo, so che quando ho cominciato a sudare questo rimmel colava e da quel momento è successa una cosa terribile. Anche, insomma, giravo col pulmino, sul pulmino scrivevano col rossetto signorina solo, allora mia madre che mi seguiva al cantagiro, quando scherzavano certe persone un pochettino piccanti, mia madre usciva fuori, mia madre è veneta, diceva porta tua sorella, ti faccio vedere io, e diceva mamma stai tranquilla, mamma, perché tutto fa parte della notorietà, sì, non c'è... tutto fa brodo, no. E da allora ti sei truccato un po' meno. No, da allora non mi sono più truccato, perché lo shock è stato troppo. No, comunque era bella questa cosa, è stata appunto, cioè ancora di nero. Quanti anni avevi allora? Avevo, penso, 18 anni. 18 anni, più 18 penso. Anni. Però quel tipo di pettinatura così stringata... 45, 46. O 34. Ah, 34. 34. Ah, 34. Va benissimo. Ancora hai tempo. Per piangere. Sì, per piangere, per ridere. Senti, passiamo a Paola. Tu, Paola, sei un'attrice che lavora da non so quanti anni, non voglio neanche dirlo. Però ecco, hai fatto tanto teatro serio, vero? E poi in televisione spesso ti hanno fatto fare dei personaggi minori, grotteschi, eccetera, così. Ecco, questa non ti sembra una limitazione che ti è? No, io sono andata sempre a lavorare quando mi hanno chiamato. Mm.
E basta, sai, sono un'operaia e allora vado, quando mi chiamano vado, sai, scegliere trovo che non è neanche giusto, scegliere, perché? Cosa vuoi scegliere? Vuol dire che ti credi talmente importante da meritarti? No, io sono andata e la gioia più grande per me era sempre quella di vincere, qualche volta persino la diffidenza, guarda, sì. Oh, mi è capitato. Che gioia, quando poi a poco io riuscivo a smaltellare magari tutte quelle che erano le prevenzioni, anche perché, sai, sono una donna con un temperamento un po'... Fumantino. Assoluto, ecco, sì. Dico. E allora era una gioia mia dentro che godevo io e gli altri magari neanche se ne accorgevano, perché poi è successo anche questo. Senti, tu hai avuto degli scontri epici nella tua carriera, sì, tra cui sì, uno con un grande regista, sia pure scomparso, ma se ne può parlare perché tanto... Cosa vuoi fare? Quando mi scritturò Visconti, io andai volentieri, ma mi accorsi subito a tavolino che lui era il signor Conte. Un po', sai, si faceva un po' in principio con lui, dopo ha imparato, dopo si è sacrificato anche lui, è stato al passo, ma in principio era un po', io lo chiamavo le roi s'amuse, il re si diverte. E beh, mi ricordo che durante l'Oreste a tavolino, insomma, eravamo, insomma, Ruggeri, Egisto, Gassman, Oreste, Mastroianni, Pilade, la signora Morelli, Elettra e io Clitennestra. Beh, non c'era male, insomma. Sì, non c'era male, però con una poltrona a 3.500 lire una sera siamo stati bravi e abbiamo incassato lire 7.000. Cioè due poltrone. Due poltrone, no, una poltrona e due posti da qualche parte. Questo tanto per dirti che non contano nemmeno i nomi, per fortuna. Il teatro è improvvisazione anche. E poi è un fascino straordinario, quello che qualche volta suscita uno spettacolo che magari tutti disprezzano. È il successo del teatro. Eh sì, perché sai, il teatro deve allo spettatore qualche cosa. E quando, sì, insomma, il teatro non c'è, ricordatelo, c'è la rivoluzione in piazza, perché il teatro è un indice della vita civile. Beh, ad ogni modo... Ma questo battibecco come fu? Volevo un po' per Ah andare... sì, scusa, ho perso il filo, non mi succede mai. No, non l'ho perso, ho divagato, è meglio essere precisi. Dunque, ero lì con Visconti e io sentivo con l'orecchio, sai, ci sono delle parole che noi adoperiamo, che quando uno le dice ma non ha l'abitudine di dirle, suonano male, perché non le dice con quella disinvoltura che... Ricominciamo, per esempio, non so, casca il copione, noi, vai, casca un copione e noi ci precipitiamo e non si deve neanche sollevarlo da terra. Bisogna attaccarlo ancora un po' alla terra e poi uno, due, tre, per il portafortuna. E allora io, quando toccava a me... E lui naturalmente era la sedia direttoriale, anzi un gran tavolo, cose incredibili. E io dentro di me gli facevo lo sciopero della volontà, che è una cosa incredibile. E lui diceva vada su e io andavo. Ma sai, c'è modo e modo di andare, perché uno fa una scala e assaggia il gradino, vero? Invece magari bisogna salirla facilmente con disinvoltura, invece io assaggiavo il gradino e guarda, non era per l'età perché avevo solo 48 anni, ero giovane. 1948 era, sì, aspetto il 1980 per dare una festa, spero di arrivarci. Comunque, e lui un bel momento si accorge e fa, ma lei cosa fa? Mi chiede del lei. Dico, perché? No, dice, mi pare che... No, dico, scusi, dico, perché?
Ma perché qui bisogna lavorare. Ah, caro mio, mi ha detto la parola lavorare. Lui non lo sapeva ancora. Era ancora molto signor Conte. No, lavorare non lo sapeva. Lavorare è una parola meravigliosa. È una parola regale. Lavorare. E lui non lo sapeva. Ad ogni modo io ho detto, perché tu lo sai, allora gli ho dato del tutto, lo sai. E nella mia mente intanto si valorizzava quello che era lui, cioè figlio del duca Giuseppe Visconti e figlio di donna Carla Erba, una delle donne più belle che io abbia visto, perché me la ricordo, bellissima, però figlia di Carlo Erba, e sai cosa vuol dire, milioni allora, forse anche miliardi, che poi loro li avevano fatti con una bibita speciale, sì, che misero fuori in commercio nel 1898. Io a un certo momento ho detto, beh, io adesso me ne vado. Come? Se ne va? Sì, me ne vado, e andando via gridavo, oh, abbassa il tamarindo, abbassa il tamarindo.